Ciao ragazzi, sono con Nico in volo con la Sky Experience. Nico, ciao. Salutali perché poi il video è il tuo. Adesso okay. Nico, devi fare questa cosa. Devi tenere la mano, cioè devi tenere la GoPro così. Tanto non ti tieni. Prego qua. No, ma non c'è nessun problema, puoi pure non tenerti, puoi avere le mani aperte, capito? Perché tanto sono io che gestisco tutta la vita. Adesso stiamo salendo, cerchiamo di non uscire, però io me ne voglio andare a girare il sottoverso di queste palestre. E vedo che di là si sta bene. E adesso si sale, pronto, vai, si sale e vediamo quanto saliamo. Neanche tanto, devo essere dolce, andando molto progressivamente. Vedi, adesso più forte, adesso è bella forte, ora che è bella forte, che facciamo? Noi ce la giriamo, vedi? Rimaniamo sul flusso. Oh, vedi, lui ha trovato termica qua, però non l'ha girata. Adesso, vedi qua. Sì. Però non l'ha girata, ecco, non si sta prendendo un'altra. No, invece non ce le giriamo. Bello tosto, bello, bello. Vediamo, se possibile, così prendiamo la termica. Della strada? Questa è un misto,
tra quello che c'è sotto. Senti come andiamo verso il culo, come si spinge giù. Questo è un misto. Devo però portarmi fuori da questa gola, perché qui sto in sotto vento. Diciamo, sotto vento. Il vento arriva laterale, finché non sto fuori, non avanti. Ora lascio tutto, mollo tutti i freni, vedrai che qua sopra tengo a salire. Lì c'è lo spazio degli alberi? Sì, esatto, perché lì si scalda molto, quindi lui sta salendo, però sta fuori, noi invece frenando andiamo avanti. L'altro invece sta in una quota più alta, dove c'è un... Perché immaginate una bolla di ossigeno, a un certo punto se incontra una forte corrente sotto il mare, okay, per sciogliere la bolla, proprio ci passa dentro, quello è il vento. Ecco perché ti dico che il paragendista non vola con il vento, il paragendista vola con le vola. Termiche. Eccola, questa è la termica, perché fresca un po'. Se vado troppo dietro me la ribuca, capito? Me la ribuca e io poi casco. Invece se non me la buca, io ti faccio fare la quota stratosferica. C'è presente quei cirri che stanno tipo 6.000? Qui? Questi sono cirri, vedi? I cirri sono dei cumuli che stanno molto molto alti, vedi? Siamo usciti dalla bolla, però mo ci ribuciamo. Perché la bolla sta scarrocciando in questa direzione qua. Eccolo. Aspetta. Adesso per non uscire acceleriamo. Quelle che la giriamo a destra, capito? A destra.
proviamo a girare a destra. Dobbiamo andare esattamente lì, perché se lui sale, noi saliamo più di lui adesso, siamo più alti, tutta l'area che incontra lui, ecco, adesso sta scendendo, ma okay, quell'area che lui stava salendo prima, sta arrivando qui, vedi? Adesso arriverà un po' turbolenta, turbolenta nel senso ci sono questi piccoli movimenti, perché la termica non è ben organizzata, però finché si sale, saliamo. Ci risali che fai? Scendi, vai a atterrare, non è un problema. Ti devi usare bene, perché un po' leggero. No, dico poi se, cioè se, se... No, vabbè, ma sono alti loro, mo prima che bucano. Comunque ce ne vuole. Però una volta che ti succede che fai? Te... Ti stai rimettendo. Cioè, non quando fai i grossi 100 km. Non ce l'hai il motore, capito? La scelta sbagliata la paghi. Questa, ecco, vedi, qui siamo, adesso siamo in termica, no? Questa è la scelta giusta, vedi? Allora, se questa è la scelta giusta, io me la devo girare fino a quando il vario smette di suonare, tipo adesso, che ha smesso, perché ancora non è energica come la volta. Sì, se ti aggrappi forte, poi te vengono un pochino... No, ma tanto stai sereno, perché, ti ripeto, è inutile che ti aggrappi, perché... Vedi adesso qua è l'ombra che ci rasparenta il terreno, per cui noi stiamo scendendo perché il terreno è spostato. Lui, con quella vela che è molto efficiente, è andato fuori, più basso di vitalizia, però loro lo possono fare, noi un po' di meno. Vedi, invece Gabriele ha preso una bella scia, che lo sta portando, ma ci sta portando se lo porta, quindi lui lo batta le batte con il terreno e lo porta. Perché ci diamo ancora un po' di quota, andiamo di là, ci facciamo due o tre numeri in decollo, vediamo un attimino che aria tira lì il paese. Eccola qua, ora vi faccio vedere che andando in pianura comunque si sale lo stesso, perché noi prima andiamo a fare il confronto, no? Ecco, se troviamo una bella ascendenza tipo questa, noi ce la giochiamo. Thank you.
metro, però arriva da qui. Bene, bene. Tutto bene? Sì, sì. Insomma, che stai studiando tu? Grafica e design. Ah, grafica e design. Invece ci facciamo proprio questa linea qui, dritto per dritto. Ho messo una strada. Guarda, sta passando un aereo qui per il paese di norma, lo vedi? No. Qua, ah sì, 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 sì. Sta un coglione, perché qui lo sai che ci stanno i parapendisti. Guarda, 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 guarda il passaggio che sta a fare collo, ma questo è proprio scemo. No. No. Per lo meno così, perché a noi crea molta turbolenza questo aggeggio. Sì, eh? Sì. Considera che quello spara aria che tira lo su, che non è che vola da solo, c'è un meteorone che fa tanta aria. Vabbè, voglio dire. Basta, perché non mi piace, okay? Va bene, va bene. Se invece ti piace, dice figo, che bello, mi stai divertendo, ok? Iniziamo con un paio di pendolamenti e poi inneschiamo una vitarella. La vitarella aumenta molto i G, capito? Per cui il tuo peso apparente e il tuo peso corporeo diventerà un po' di più, capito? Okay, se ti dà fastidio, sì, quella pressione, sentirò... ti sentirai un po' schiacciato. Okay. Esatto. Come un aereo. Esatto. Hai fatto qualche giro in aereo? Io ho il ragazzo di mia madre che fa l'istruttore di volo con gli aeroplanini. Ma che stai matto? Gli ULM o con gli aerei? Con gli aerei piccoli. Oh, vabbè, ma allora sei abituato, eh? È vero che sei abituato, però per Dio è tutta un'altra cosa, no? Beh, ho messo a rincoglionire. Figo, figo. Ma
bastone della Madonna. Come lui, perché lui sta facendo un po' di altro. Così basso no, però bene 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 bene, adesso siamo proprio in un effetto un po' d'aria, se ne stiamo fuori dagli impicci. Adesso lo facciamo accelerare tanto. Vino! No, un avvicinamento, vediamo da dove viene il vento, dovrebbe arrivare da qua il vento. Allora, quindi, fin da GoPro, e vediamo.